Una vittoria straordinaria della città di Chieti e della città di Avezzano, una sconfitta per la regione, una sconfitta per il governo regionale, una sconfitta per il centrodestra. Sono stati sconfitti pessime amministrazioni a Chieti per 10 anni e ovviamente la modalità di selezione delle candidature sia a Chieti e Avezzano. Un'imposizione dall'alto sul modello della vittoria di Marsilio, viene Salvini, due piazzate, due comizi e vince chiunque. Non è stato così, i cittadini hanno scelto una proposta alternativa e il PD è stato protagonista in queste scelte.